Senti, l'avvocato Gerardo Marotta è stato già ricordato con grande affetto e grande partecipazione popolare durante la Camera Ardente e durante i giorni del suo funerale laico all'istituto, compreso i manifesti che la città ha ritenuto di attribuire a un grande uomo. Però l'avvocato Gerardo meritava essere ricordato anche nell'aula dei rappresentanti del popolo, di tutte le forze politiche, e quindi è giusto che sia così. Gerardo Marotta è stato un grande giurista, un grande intellettuale, un grande avvocato, un filosofo, ha ispirato a noi tutti i principi profondi di etica, di moralità pubblica, di impegno civile, mai paludato, mai per pregiudizio contro il potere, ma molto spesso contro il potere costituito, perché i suoi ideali di libertà e di giustizia erano talmente forti che si trovava a scontrarsi contro una legalità formale spesso così opprimente. Non è un caso che subito dopo il ricordo che facciamo in questo momento di Gerardo Marotta ci sarà anche il ricordo di un operaio, un precario, un LSU che è finito qualche giorno fa a Napoli, Raffaele Vettorino, in una vicenda così tragica, perché questo Gerardo Marotta l'avrebbe apprezzato, perché per come l'ho conosciuto io bene in questi anni, lui è stato sempre dalla parte degli ultimi, è stato sempre vicino al mondo dei bisognosi, alla classe operaia, ai giovani, ai precari, agli studenti, ha sempre pensato che il diritto, la filosofia, la politica, la cultura potessero essere gli strumenti decisivi per liberare le coscienze, emancipare le persone, impegnarle tutte a una grande lotta civile. Sino agli ultimi giorni della sua vita l'ho visto impegnato durante il dibattito in difesa, come dicono alcuni di noi, della Costituzione repubblicana che ha portato al referendum del 4 dicembre. Abbiamo detto più volte nel ricordarlo che in realtà il pensiero di Gerardo Marotta è senza fine, quindi la sua storia personale, il suo impegno civile, l'istituto, anche grazie alla famiglia, alla fondazione, agli amici, rimarranno per sempre. E sapete quanto grande è l'impegno del sindaco, dell'amministrazione, ma di tutto il Consiglio Comunale per far sì che un giorno ci possa stare una casa fruibile veramente a tutti di quel patrimonio librario così enorme. Però, come ebbi modo di dire quel giorno del funerale, Gerardo ci mancherà anche tanto, perché io l'ho vissuto prima da studente universitario, poi quando preparavo il concorso in magistratura, poi durante il periodo della magistratura e poi da parlamentare europeo e oggi da sindaco. Lui aveva un carisma assolutamente unico, un po' per la sua statura così piccola che lo faceva apparire fragile, ma poi quando parlava trasmetteva una carica morale e illuminava cuori, pensieri e menti e, come dire, impegnava tutti noi con grande ossigeno democratico che sapeva dare all'impegno civile. Quindi Gerardo Marotta mancherà alla nostra città molto, quindi è inutile dire che insomma sì, il pensiero di Gerardo rimarrà per sempre, ma la sua mancanza sarà particolarmente forte. Adesso l'impegno nostro deve essere quello di stare vicino alla Fondazione, al figlio Massimiliano, a tutte le persone che lo hanno voluto bene, ai tantissimi giovani che ho visto in quei giorni, ma anche l'altro giorno all'istituto in occasione di una lezione magistrale davvero straordinaria di un altro grande giurista come Stefano Rodotà. Quindi credo che l'impegno di tutti noi deve essere quello di trasmettere soprattutto ai giovani l'esempio di Gerardo Marotta, un uomo che ha sacrificato la sua vita, ha sacrificato la sua famiglia, i suoi beni per il bene comune, per la cultura, per l'etica, per la filosofia, per il diritto e anche per la rivoluzione, perché io fin agli ultimi giorni ho visto sempre nel suo messaggio un messaggio fortemente rivoluzionario, tutto teso a una trasformazione sociale che potesse dare finalmente forza ai diritti dei più deboli. Quindi il Consiglio Comunale tutto si abbraccia la famiglia e ovviamente è per noi questo giorno anche un impegno, perché avvertiamo il senso di responsabilità, l'onore e l'onere di vivere questo momento che ci deve portare da qui alla fine della sindacatura a dare sempre di più il massimo perché l'istituto possa vivere anni di rifioritura importante, che possa continuare a essere punto di aggregazione e di riferimento e che quell'enorme biblioteca, patrimonio librario possa vivere per sempre. E poi credo
che anche nel ricordo di Gerardo Marotta noi dobbiamo fare in modo che quell'istituto diventi sempre di più il luogo in cui i giovani possano trovare il rifugio per un impegno civile e per aiutare questa città sempre di più a riscattarsi attraverso i principi di giustizia, di libertà, di fratellanza e di solidarietà. Quindi davvero un abbraccio a voi che siete qui presenti e siamo particolarmente commossi, onorati e onorati di poter ricordare un grande uomo come Gerardo Marotta, che a noi tutti, a me in particolare, ha insegnato davvero tanto, e mi onoro anche di aver condiviso con lui nella parte finale della sua vita un'amicizia che non è antica, perché prima lo vedevo da osservatore, ma una volta diventato in particolare sindaco, con Gerardo si è instaurato anche un rapporto di amicizia e di affetto che ovviamente mi carica ancora di più di un senso di responsabilità forte per cercare di ricordarlo con i fatti e non solo con le parole. Grazie, ovviamente la Presidenza si associa a questo ricordo del signor Sindaco, facendo seguito ad un momento, come dire, di lutto per l'intera città. Anche il Consiglio ha partecipato nelle forme possibili a questo momento conclusivo della vita in terra di Gerardo Marotta. Per queste motivazioni osserviamo un minuto di silenzio.